Più che una manifestazione dedicata allo sport, è stata come una grande festa di famiglia in pieno clima natalizio. Terzo evento dedicato alle famiglie del quartiere San Girolamo di Bari e ai loro figli che ha voluto organizzare l'associazione Il Sogno nel Cassetto. Un'occasione per dare spazio e voce ai giovani di un quartiere troppo spesso dimenticato e considerato a rischio, come una delle zone in cui la malavita e i traffici illeciti continuano a predominare. Dunque, l'obiettivo dell'associazione è dimostrare che a San Girolamo ci sono tante famiglie per bene, numerosi giovani disposti a crescere in modo sano partendo dallo sport come prima regola di vita. Un impegno forte da parte dell'associazione che ogni giorno si sforza di recuperare anche i tanti adolescenti che corrono il rischio di finire sulle strade tortuose dell'illegalità. E così, seguendo questi principi, oltre 200 tra bambini e ragazzi si sono esibiti in varie discipline sportive, come ad esempio zumba, balli caraibici e danza in generale. L'obiettivo più importante è quello di trasformare uno sport che può essere lo zumba, che può essere il calcio, che può essere qualsiasi coi balli caraibici che facciamo, trasformarlo semplicemente in un modo per stare insieme, per socializzare e per trasformare in un certo senso lo sport come veicolo per creare la famiglia, per restare insieme, perché certi valori appunto si sono persi nel tempo. Decisiva la collaborazione dei residenti del quartiere per l'organizzazione dell'evento che si è svolto nel palazzetto dello sport del quartiere. Una vera festa in casa per dare valore al senso della famiglia. E non sono mancate le esibizioni di altre associazioni sportive invitate all'evento. Ci consideriamo una famiglia allargata. Cerchiamo di far crescere i nostri bambini in un ambiente sano e cerchiamo di dare alcuni valori che sono i valori dell'amicizia e soprattutto i valori che insegnano lo sport. La solidarietà, il fatto di impegnarsi e che il lavoro paga. Questo è il nostro sogno nel cassetto che cerchiamo di dare ai nostri associati e cerchiamo di dare anche ai nostri figli.